vista a Mandy in realtà mi rispecchia abbastanza. Cerco di renderla un po' come me, quindi le faccio fare tutto quello che magari non ho il coraggio di fare. La storia d'amore sua è molto meglio rispetto alla mia vita sentimentale che è pari a zero, sì. Però chi lo sa, magari un giorno. E di che cosa parla? La protagonista si trasferisce con la famiglia a Miami per il lavoro del padre e quindi scuola nuova, amici nuovi e tutto. Quindi adesso tu ci invierai il link e noi andremo a diventare una stellina e commenti. Cose carine, mi raccomando. Le persone sono brave a capirti e quindi magari ti danno dei consigli. Tu per esempio hai il telefono impostato in inglese, ti trova automaticamente tutti quelli in inglese. Riesci a capire tutto? Sì, cioè vabbè, alcuni magari non so certe parole, di solito ho un quaderno e mi segno le parole che non so e poi dopo vado a rivedere, però comunque il significato generale della storia si capisce anche se non sai le parole precise. Bene. Spesso si sente dire che i ragazzi leggono poco. In realtà dalle nostre ricerche abbiamo osservato che leggono diversamente. Per esempio abbiamo visto che le ragazzine, soprattutto dagli 11 ai 15 anni, amano leggere e anche in molti casi scrivere su piattaforme di social reading come Wattpad. Wattpad è una piattaforma che permette di condividere storie, leggerle, scriverle con comunità di amici di tutto il mondo, che oggi raggiunge milioni di utenti e ha anche prodotto bestsellers di fama mondiale. Un primo punto interessante di questi processi di lettura e di scrittura che attivano i teenager in queste piattaforme è legato alla loro partecipazione attiva nella scelta dei contenuti. Normalmente leggere è visto come un processo molto mediato dai genitori, dai docenti, dalle biblioteche, dalle librerie. I ragazzi sono molto indirizzati su cosa devono leggere, quando e perché, mentre in Wattpad hanno una totale autonomia e quindi sviluppano velocemente un proprio gusto letterario, un proprio senso critico, una propria capacità di scegliere e di agire come attori critici e dinamici all'interno dell'industria culturale. Questo è un elemento molto interessante per i contesti educativi. Gli insegnanti possono valorizzare e incoraggiare questa capacità critica e questo senso attivo anche verso altri consumi culturali, quindi stimolando i ragazzi a diventare protagonisti attivi e a esercitare il loro senso critico piuttosto che semplici consumatori passivi di media. Wattpad è un ambiente interessante anche per quello che riguarda la scrittura. Abbiamo osservato che molte delle nostre ragazze intervistate si sono cimentate nello scrivere piccole storie in questa piattaforma. Buongiorno, ciao, seduto. Prima di iniziare, ero curioso, qualcuno di voi scrive su Wattpad? Ho sentito che leggete, sì. Scrivete? Chi scrive? Tu? Poi invece leggete? Ci fai vedere qualche cosa? Così vediamo come funziona. È una specie di sequel a una saga di libri già esistente. Capitolo quinto, parte settima. Sì. Ogni capitolo ha una parte. Sì, certo. Interessante questa cosa. Wattpad è un ambiente di socializzazione, come per tutti i social media, cioè
i giovani sperimentano le loro identità e condividono emozioni, esperienze e sentimenti con i loro pari. Trovi delle corrispondenze, ti scrive qualcuno, ti segnalano le cose? Sì, facevo sempre dei commenti. Quanti ti seguono in generale? A parte loro? Dipende, perché ci sono persone che appunto si mettono a seguire il romanzo e quindi lo leggono tutto, e persone che magari si fermano al primo capitolo perché non gli interessa. Quello che stai scrivendo, come sono intervenuti? Ti hanno votato? Ti hanno lasciato dei commenti, ma intervengono anche nella scrittura? Ti danno consigli? Possono darmi dei consigli, posso decidere di chiedere io a fine capitolo, oppure posso non dire no, perché dato che ho visto che a fianco addirittura di ogni paragrafo si può intervenire. Sì, sì, se c'è magari una frase interessante, oppure anche un errore grammaticale che sfugge. Ah, c'è qualcuno che ti corregge? Sì. E non sono io! Le nostre società sono società nelle quali il raccontare e il raccontarsi è diventata un'esigenza imprescindibile, perché raccontare significa veicolare e costruire la propria identità, ma significa anche connettersi agli altri condividendo emozioni e passioni. In una fase in cui sono cambiati radicalmente i consumi e le diete mediali degli adolescenti ma anche degli adulti, Wattpad incarna perfettamente la capacità di veicolare i contenuti su diverse piattaforme. Un racconto su Wattpad può diventare un film, un bestseller oppure una serie. Le storie scritte e condivise su Wattpad sono storie scritte in più di 50 lingue diverse, che quindi contribuiscono a connettere ragazzi e culture diverse. Io spesso non uso solo il commento su tutto il capitolo, ma magari evidenzio delle parti. Per segnalare cosa? Perché scrivi a fianco? Ma più che altro magari... c'è una frase che mi piace. Dai nostri risultati di ricerca in Italia emergono diversi usi che gli adolescenti fanno di Wattpad. Un primo uso più tradizionale consiste nel cercare e leggere libri già noti, che possono essere classici, oppure libri scritti dai cosiddetti autori ibridi, autori cioè che hanno conquistato la loro fama proprio grazie al fatto di aver scritto dei libri in Wattpad. A questo proposito ricordiamo la famosa serie After, scritta da Anna Todd, una teenager diventata famosa scrivendo libri su Wattpad. Quello lì l'ho fatto io. Un altro uso invece che gli adolescenti fanno di Wattpad è quello di scrivere delle loro storie, storie originali che rientrano generalmente nella categoria delle fan fiction. Si tratta cioè di storie in cui i fan reinterpretano le ambientazioni e i personaggi di racconti già noti. Si tratta quindi di storie che per esempio possono riguardare delle famose boy band amate dagli adolescenti come gli One Direction, oppure possono riguardare personaggi di cartoni animati, personaggi di film o di storie che comunque loro amano. Pensavo di fare una riflessione sui generi. Allora, partiamo dai generi narrativi, perché servono anche a catalogare quello che scriviamo su Wattpad. Anzi, ce lo chiede espressamente, non ci fa andare avanti, cioè, e continua a segnalarci che manca il genere. Allora pensavo, facciamo un ragionamento attorno a che cos'è un genere narrativo, soprattutto di un testo narrativo in generale, naturalmente. Tradizionalmente un testo narrativo gira attorno a questi punti che ho qui segnalato. Una parte riguarda la forma, il linguaggio, complessità e lunghezza che distingue il testo breve da quello che chiamiamo romanzo, una cosa un po' più lunga. Quindi, se siete d'accordo, io segnalerei questi tre aspetti e accorgete sicuramente che alcuni sono tratteggiati, altri continui. Perché almeno secondo me, non so secondo voi, la trama è quella che poi alla fine caratterizza molto il genere. Uno dei modi attraverso cui Wattpad valorizza la lettura per gli adolescenti in un momento in cui si parla appunto di morte della lettura è la riflessione sui generi. I generi letterari, perché se da un lato in Wattpad troviamo generi tradizionali come il romanzo, l'horror, il thriller, dall'altro si assiste a una costruzione dal basso, da parte degli utenti, dei giovani utenti, generi del tutto nuovi, come il creepypasta, come il random, la teen lit, la chick lit e molti altri generi che dunque creano un universo di valore e di senso completamente nuovo. Quindi, io poi ho visto che ci sono questi generi, ce ne sono alcuni tradizionali, azione, avventura, horror, fantascienza, poi vabbè la fanfiction è quella che ha la maggiore.
Come tutti i social, porta con sé rischi e opportunità, i rischi classici dei social, ma in più forse da tenere presente in Wattpad è il fatto che soprattutto in età adolescenziale la narrativa rischia di riportare allo scoperto sensibilità e fragilità, e la scuola su questi ambienti deve arrivare cauta per non creare l'effetto fuga, un po' come è accaduto con Facebook, perché quando sono arrivati i genitori i ragazzi sono scappati. E manterrei tutti gli spunti che la scuola può utilizzare quando i ragazzi leggono e soprattutto si mettono in gioco scrivendo. Una cosa interessante è per esempio verificare sotto quale genere vengono catalogati i loro scritti e da lì partire e fare delle riflessioni più generalizzate e profonde che coinvolgono la didattica più tradizionale. Ma detto questo, ha alcune caratteristiche di forza importanti. La prima che io colgo è la motivazione alla lettura e anche alla scrittura, una motivazione che arriva dalla pressione tra pari innanzitutto, che leggono storie che scrivono i compagni o storie di ragazzi più o meno delle stesse fasce di età, anche di lingue differenti, quindi è un canale di comunicazione importante e anche di palestra di scrittura. Per concludere possiamo notare come Wattpad e gli altri ambienti di social reading e social writing sviluppano diverse competenze trasmediali nei ragazzi. Prima di tutto la capacità di esercitare il proprio senso critico e diventare quindi consumatori attivi all'interno dell'industria culturale. Poi diventano anche produttori di contenuti e in questo si esercitano e raffinano le loro capacità stilistiche, narrative e letterarie. Infine sviluppano anche delle competenze nuove, competenze legate proprio all'industria transmediale che è tipica della contemporaneità. In particolare imparano a raggiungere il proprio pubblico, a capire cosa vuole la propria audience, a rielaborare anche i propri contenuti in base ai feedback che ricevono dalle audience. E queste sono abilità di marketing web 2.0 che li rendono protagonisti in quella che sarà l'industria mediale del futuro. Se desiderate approfondire questo argomento, potete collegarvi al sito www.transmedialiteracy.org, scaricare la scheda didattica e organizzare la vostra attività in classe.